Amido TV, diamo il benvenuto a Massimiliano Zegna Baruffa, Chief Creative Officer di AVM 1959. Che novità presentate quest'anno? Beh, allora, abbiamo moltissime novità come ogni anno al Mido e avendo molti marchi, tra cui molti marchi di proprietà, noi lavoriamo molto sul prodotto, quindi novità su novità su novità e prodotto, prodotto, prodotto. Diciamo che quest'anno abbiamo alcuni giocattolini e gioiellini all'interno della nostra collezione. Partiamo da RH che è marchio storico del nostro gruppo, che fa abbigliamento neve, abbigliamento bike, però nasce dall'occhialeria e nasce con Alinghi. Allora, avevamo storicamente un modello galleggiante che avevamo fatto per Alinghi. Le tecnologie di allora non erano ottimali come quelle che abbiamo oggi. Quest'anno al Mido lanciamo il nuovo galleggiante di RH che avete qua. Come vedete galleggia davvero e l'abbiamo portato qua, lo vedete, in una versione con lenti polarizzanti su un modello fasciante, ma l'abbiamo portato anche in modelli più lifestyle, quindi per kitesurf e altri sport da mare. Su Trudy, che è il nostro altro marchio sempre del gruppo, quindi azienda di peluche storica, abbiamo portato una collezione molto più fresca, un po' diversa, soprattutto sulla parte sole. So che il core business è comunque nel vista, ma nel sole abbiamo cercato di dare alle bambine soprattutto degli occhiali molto moda che strizzano l'occhio agli occhiali delle mamme. Abbiamo la nuova release di Eli Optics by Will.i.am. Diciamo, ecco, questa è la nostra linea più estrema a livello di design e di ricerca. Sono occhiali molto particolari, quasi tutti in titanio, tutti sviluppati con dettagli unici, quindi aste estremamente fini con dei disegni geometrici derivanti da ispirazioni particolari. In Eli Optics noi abbiamo un designer fortissimo, australiano, Graz, che viene su 4-5 volte all'anno da noi a Volta Mantovano, dove si trova tra l'altro benissimo, e tira fuori delle cose veramente incredibili. Beh, Alliance On, marchio numero uno del nostro gruppo ad oggi, continuiamo lo sviluppo su tre direttive. Allora, il tema, al di là dell'estetica, allora, noi affrontiamo sempre gli occhiali come un abbellitore. Sì, è vero che è un dispositivo medicale, ma è un dispositivo medicale che ti metti sul viso, e quindi l'attenzione a quanto bene devono stare gli occhiali su ogni forma di viso è spasmodica nella nostra azienda. In più devono portare le lenti ogni tanto sono anche pesanti, quindi lavoriamo sul tema di leggerezza. Su Alliance On lavoriamo e abbiamo continuato a sviluppare un concetto nato al nostro interno, sono gli occhiali Alliance On Titanium Core, quindi sono occhiali in un acetato brevettato estremamente fine, quindi con spessori sui 3 mm e con le aste con anima in titanio, aste e cerniere rivetti in titanio, quindi qua parliamo di occhiali che hanno un aspetto comunque normale, ma che sono leggeri come gli occhiali, diciamo, più tecnologici e alla tedesca, e che non sono nelle nostre corde, quindi noi continuiamo col nostro stile su questa cosa. Presentiamo che quest'anno una capsule collection. Quest'anno la capsule collection è la capsule pin-up, quindi il mondo della moda, le tendenze stanno andando verso il gattino. Noi fortunatamente abbiamo un archivio immenso e siamo andati a tirare fuori dal nostro archivio tre modelli Ketai che vanno esattamente in questo trend, lavorando chiaramente con colori molto pin-up, quindi l'occhiale rosso, l'occhiale bianco, il classico occhiale nero e poi una vana. Questa è una capsule che presentiamo in anteprima qui al Mido, un occhiale da vista, un occhiale con lenti, chiamiamole estetiche, e un occhiale da sole. E tra tutti i brand di cui possiamo vedere le novità, se dovessi sceglierne uno, scommettere su uno che secondo te potrebbe avere particolare successo, quale sceglieresti? Beh, sicuramente Alliance On. Bene, allora in bocca al lupo e buon Mido. Ti ringrazio.